Da Synergy Cittanova finanziamo tutto, ma proprio tutto a tasso zero. Accedi alle nostre straordinarie promozioni. Smart TV TCL Full HD 40 pollici con il nuovo standard di trasmissione digitale a soli 349,99 €. Lavatrice Hotpoint 8 kg, motore Digital Motion garantito 10 anni a soli 299,99 €. Smart TV Samsung Ultra HD 75 pollici, un vero cinema in casa in 4K a soli 999,99 €. 20 comode rate da 50 €. Scopri nel nostro catalogo tutte le offerte a prezzi imbattibili e a tasso zero. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciao a tutti, sono Lucia Fazzolari, voglio parlarvi di me e della mia azienda. Benvenuti al centro estetico La Contessa di Siderno, un'oasi di benessere e relax, punto di riferimento per trattamenti di bellezza innovativi e personalizzati. La Contessa, tecnologia e professionalità al giusto prezzo. La strada che porta al futuro è una sola. Per trovarla, devi cambiare prospettiva. Puntare più lontano e sfidare le aspettative, scegliendo di guidare già da oggi i SUV di domani. Nuova Hyundai Kona. Hybrid, electric o mild hybrid. On to better. Auto Albanese, concessionaria Hyundai, a Siderno, in Via delle Americhe. Nuova Kona Hybrid, tua da 239 € al mese, grazie all'ecobonus statale. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. Appuntamento del weekend, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemie. Sabato 3 aprile, sono tante le notizie di oggi, intanto la Calabria sarà zona rossa anche dopo Pasqua, questo è tantissimo altro con la conta dei contagi, le vaccinazioni che proseguono a rilento nella nostra regione, i temi del comprensorio e il calcio, il colpo della regina a Venezia, al Penso, la formazione dello Stretto ha vinto 2-0, ha vinto anche il Cosenza, faremo il punto in coda sulle calabresi che hanno ottenuto un ottimo risultato e soprattutto la regina ha avanzato molto bene in classifica. Andiamo con ordine, prime pagine intanto, iniziamo con il quotidiano del sud, lo dicevamo, Calabria zona rossa anche dopo Pasqua, vaccini Longo ha aggiornato intanto il piano, emergenza Covid nella regione, ieri 465 nuovi casi e 12 morti in queste ultime ore. Poi si parla nel
taglio alto di infrastrutture e sviluppo, l'alta velocità al sud diventa più vicina. Il ministro deposita lo studio di fattibilità. Bruno Bossio si colma un gap storico, dice l'esponente del Partito Democratico. Occupiamoci di Paola, sarà potenziata la galleria Santo Marco che appare in questa foto. Amantea, caccia grossa dei carabinieri alla ricerca di un latitante. La cronaca a dominare si fa un nome eccellente, gli investigatori non comment. E nello sport, il Cosenza si rialza, Ascoli KO, ribalta il risultato. La formazione silana che batte 2-1 i marchigiani, invece la Regina gioca una grande gara e vince a Venezia 2-0. I temi della sanità, debito da azzerare, la lettera di Spirlì a Draghi. Vedete qui in questa foto il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì. A Cutro, caserma mai finita, l'esercito si svincola dall'intesa, costata 20 milioni, ipotesi scuola di polizia. Il Catanzaro per lo sport decide di giocare, ma salgono a 12 i casi di Covid nella formazione giallorossa. Andiamo ad occuparci del taglio basso. Reggio Calabria, nessuna lezione da De Magistris. L'assessore comunale all'ambiente risponde al sindaco di Napoli sulla questione spazzatura. Brunetti parla di una campagna elettorale di chi non sa come si gestisce il ciclo integrato. E poi i temi che riguardano i rifiuti. De Caprio e Gallo, nessuna discarica, affermo ammessa l'esistenza di uno studio. Direttamente a Gazzetta del Sud, che riserva questa apertura, vedete, si parla di vaccini, la rincorsa della Calabria. La regione cerca di recuperare i forti ritardi ampliando la rete degli hub, ma la pandemia provoca intanto altre 12 vittime in queste ultime ore. Pasqua blindata, Italia zona rossa per 3 giorni, spiagge sorvegliate speciali. E intanto, vedete, domina come fotonotizia la vittoria della Regina, straordinaria la squadra di mister Baroni a Venezia, strepitosa la squadra dello Stretto con i gol di Di Chiara e Scitum, che vince dunque 2-0 e fa un bel salto in classifica. Nella ripresa la squadra Amaranto piazza l'1-2 decisivo contro i forti lagunari, salvezza più vicina e sogno playoff adesso a soli 5 punti. Proseguiamo, andiamo ad occuparci delle altre news. Reggio Calabria, la VR verso l'addio, altre ditte valutano di raccogliere l'immondizia in città, situazione rifiuti sempre difficile a Reggio Calabria. Gioia Tauro, l'abbandono illecito di rifiuti appaltato ai Rom, 90 denunciati. Polistena, non strappò la fede a un'anziana paziente, assolto un laureanese da 1 anno e mezzo ai domiciliari, era accusato dell'aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Ungheresi. Marina di Gioiosa Ionica, Femia chiude tutto, esercenti in rivolta e la giunta spaccata, ha provocato un terremoto. La decisione del sindaco di Marina di Gioiosa di chiudere domani bar, ristoranti e alimentari, il punto a pagina 37, aggiornamenti che avete letto anche sul nostro portale e pagina Facebook. L'Istat sul 2020 pandemico, i redditi in netto calo, il fisco in pressing, cresce la propensione al risparmio, frenata intanto dai consumi, più timori, più cautela, consumi finali giù del 2,5% nell'ultimo trimestre del 2020. Continuiamo, andiamo ad occuparci di quelle che sono le due notizie nel taglio alto, sono titoli sotto testata. Reggio Calabria, omicidio Corvi, Nino lo giudice accusa i fratelli, la giudiziaria a dominare poi nelle pagine di Reggio, vedete qui il pentito, Nino lo giudice in foto. Testamenti falsi al nord, indagati invece 6 villesi, la procura di Milano ha notificato gli avvisi di garanzia, nel registro dei magistrati lombardi sono stati iscritti tra gli altri il penalista Giuseppe Marra e l'ex consigliere comunale Mario Bueti, anche qui nelle foto. Parliamo dal recover alla Libia, l'azione di Draghi entra nel vivo, aprile mese di snodi per il nuovo governo, vedete qui il premier, riaprire ma con prudenza, dice Mario Draghi, e usare al meglio i fondi del recovery. Per quanto riguarda invece la Serie A, apre Milan e Sampdoria, un weekend di Pasqua con tante sfide, sprint scudetto dunque per l'Inter, Juventus ostacolo derby, vedete qui mister Pirlo in questa foto. Tante gare, faremo il punto in coda di quella che è la ricca pagina sportiva di questo weekend pasquale. Andiamo ad occuparci adesso di Calabria Live, titolo in rosso per l'apertura, una Silicon Valley nell'area grecanica, il progetto Agapi
piace alla Carfagna. Uno studio dell'Università Mediterranea, rispolverato da Falcomatà e sostenuto da Cannizzaro, trova accoglienza al Ministero per il Sud l'ipotesi di creare un campus per giovani che copra un'area vastissima dove l'industrializzazione ha fallito, Liquichimica, e nell'ex officina grande riparazioni Ferrovie dello Stato di Saline. E ancora la richiesta al commissario Longo Santo Biondo per la sanità, dice, confronto con il sindacato. Riapri Calabria 2, più di 4.000 i beneficiari. E poi si parla di trasporti. Dal 13 giugno sarà attivo il collegamento Crotone-Sibari per la freccia Argento. Bruno Bossio del PD ha una svolta all'alta velocità Vera Salerno, Reggio Calabria, lo dice l'esponente del Partito Democratico. E qui Antonino Minicucci, candidato a sindaco a Reggio Calabria e capogruppo di opposizione su riqualificazione di Piazza De Nava, l'intervento di Minicucci. Calabria Parlamento con l'avono di Italia Viva, basta spot sul ponte. Ancora Giacomo Saccomanno della Lega, velocità nella somministrazione dei vaccini, lo chiede anche Giacomo Saccomanno, coordinatore regionale calabrese della Lega nella nostra regione. 2 milioni di euro per attività artistiche invece dalla regione. E ancora Accademia delle Belle Arti a Catanzaro, il presidente Soriero che appare in questa foto nel consiglio di amministrazione Accademia di Roma. Lasciamo Calabria Live, subito le notizie che riguardano il giornale di Calabria. Vedete il titolo in rosso, la Calabria resterà zona rossa, ormai è ufficiale. L'ES considera ancora la nostra regione a rischio elevato, dopo Pasqua non ci saranno cambi di colorazione. E intanto Covid in Italia, la curva epidemica sta decrescendo ma lentamente, preoccupano intanto i troppi decessi da Covid-19. Rifiuti, operazione Madre Natura dei Carabinieri, denuncia sequestri e arresti nel Regino. Gli altri fatti della giornata riportati dal giornale di Calabria, grandi eventi, pubblicata la graduatoria provvisoria dalla regione, 2 milioni di euro. E poi riapri Calabria, lo dicevamo già prima, più di 4.000 i beneficiari del sostegno economico per il Covid. E poi incidente, scontro autocamion nel Cosentino, un morto sulla strada statale 106. L'interno con la sanità, situazione drammatica da 30 anni. Lo ha detto il presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirlì, che sui vaccini afferma la Calabria si sta organizzando. Eccolo il presidente facente funzione della regione in questa foto. E poi riapri Calabria, i contenuti di questo importante articolo con tanto di foto dell'assessore regionale Fausto Orsomarso. Più di 4.000 beneficiari, microimprese e professionisti riceveranno il contributo previsto dal bando. Poi si parla di grandi eventi, sia la graduatoria provvisoria, un investimento di 2 milioni di euro per realizzare attività artistiche e culturali. Sempre all'interno ci andiamo ad occupare di pagina numero 3. Nessuna discarica sarà realizzata a Firmo, le rassicurazioni degli assessori regionali De Capro e Gallo al sindaco. E invece superare gli ostacoli per integrare gli ospedali. Lettera del sindaco della città di Catanzaro Sergio Abramo al commissario alla sanità Guido Longo. Eccolo il sindaco della città di Catanzaro e anche presidente della provincia catanzarese Sergio Abramo. Ryanair 17 rotte per la stagione estiva programmate dalla compagnia low cost per gli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone. Questa è l'ultima notizia del giornale di Calabria. Abbiamo anticipato tutti i temi delle prime pagine per quanto riguardava i fatti più importanti del giorno relativi a questo sabato 3 aprile 2021, la vigilia di Pasqua. Con i migliori auguri fin da ora a tutti voi dalla nostra redazione per una serena e felice Pasqua, con le restrizioni naturalmente, con il lockdown che parte oggi anche in Calabria, zona rossa la nostra regione anche subito dopo Pasqua. E noi andiamo all'interno per fare il punto della situazione per quanto riguarda le vaccinazioni, i contagi, la situazione sulla pandemia in Italia, nel mondo e nella nostra regione. Veneto, Marche e Trento passano intanto in zona arancione. Emergenza coronavirus in primo piano da martedì il cambio. Vedete la notizia che domina in apertura. E poi Vaticano vaccina i bisognosi, via Crucis a San Pietro. Il weekend rosso di Pasqua e Pasquetta, lo dicevamo, parte oggi. E poi la scheda, cosa fare e cosa no. Seconde case, regole diverse tra regioni, permesse le visite ai parenti. Per quanto riguarda il bollettino, 481 nuove vittime, tasso positività che sale al 6,6%, costante la curva dei contagi con 21.932 nuovi positivi, resta alto il numero dei decessi legati al virus. Qui vedete il laboratorio per analisi dei tamponi. Noi andiamo avanti, l'approfondimento focus in Germania, negli under 60 la
seconda dose non sia Astra, una ipotesi non bocciata dagli esperti immunologi, necessaria sperimentazione, dicono. Proseguiamo, ci andiamo ad occupare adesso di pagina 3 ancora, altre notizie importanti, arrivato AstraZeneca, approvvigionamento, primo trimestre concluso, vaccinazioni confermano il trend in crescita. E poi il caso, minacce al ministro Roberto Speranza, sono 4 gli indagati, solidarietà bipartisan dal mondo politico in queste ultime ore, qui appare il ministro della salute Roberto Speranza. Ancora all'interno in questa prima parte di Edicola Digitale, firmata a Telemia per questo weekend di Pasqua, per questo sabato 3 di aprile 2021. Amantea, per cambiare argomento, blitz dell'arma in cerca di un latitante, giunti al covo grazie a una soffiata, spunta il nome di Messina Denaro, e qui vedete i carabinieri mentre fanno irruzione in questa foto. Poi la politica, Movimento 5 Stelle, l'ex premier Giuseppe Conte prende di petto solo le correnti, delusione per silenzi su Rousseau e mandanti. Ancora, vedete qui Luigi Di Maio, e poi le altre news, vedete, per quanto riguardano la politica nazionale, Letta, Di Maio, incontro a sorpresa, alleanze e transizione eco tra i temi, tra i due rinsaldata una forte intesa in un clima ottimo. E ancora, spionaggio, ora Biot vuole parlare con il PM, tre video lo incastrano, documenti non riguardano sicurezza. Andiamo avanti, sempre col quotidiano del Sud, sempre i fatti della giornata, pagina 5, sviluppo, alta velocità, il ministro deposita lo studio. Dopo 5 anni esiste finalmente un progetto. Giovannini e Bruno Bossio si colma, dicono, un gap storico per il Sud. Tirreno, l'ipotesi di potenziamento della galleria Santo Marco, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Il tunnel è noto per lo svio del regionale. Qui intanto Enrico Giovannini, ministro dei trasporti. Ristori, PMI e professionisti, oltre 4.000 beneficiari per Riapri Calabria, soddisfatto l'assessore regionale Orso Marso. Poi si parla di mobilità, nuove rotte estive per Ryanair, 17 nuovi itinerari fra cui Cracovia e Londra. Ancora con il quotidiano del Sud, i temi più importanti della giornata ci portano nella nostra regione per parlare approfonditamente di coronavirus. Sì, alla lista riservisti sui pazienti fragili, non tutti i conviventi. Ieri 12 morti e 465 positivi, zona rossa. Intanto, dopo Pasqua in Calabria, ancora un operatore qui all'interno della terapia intensiva Covid delle gomme di Reggio Calabria. Sono aumentati i ricoveri in queste ultime ore. Cosenza, il Covid fa oltre 8 vittime in provincia. Ancora disguidi con i vaccini, ieri ad Aprigliano, dose arrivati dopo ore di attesa. E poi la storia, Morano Calabro, una figlia fragile senza vaccino. Marco, papà di una bimba cardiopatica, non riesce a prenotarsi sulla piattaforma regionale. Continuiamo perché ci occupiamo adesso di pagina 7. Crotone, nel crotonese blindati 5 comuni per 3 giorni. Zona rossa rafforzata, la situazione più grave è a Cutro, dove c'è stata un'impennata di contagi. A Catanzaro, in provincia, altri 98 contagi da Covid-19 e varianti. Situazione stazionaria invece negli ospedali. In carcere di Siano, al carcere di Siano l'USPP chiede personale straordinario. Invece la situazione a Reggio Calabria e provincia, ci sono 93 nuovi casi e 2 morti. Il numero dei contagi resta elevato nell'area metropolitana. Per quanto riguarda ancora i temi del quotidiano del Sud, voltiamo pagina regionali Calabria, parliamo di sanità, adesso con la notizia di Paolo Orofino, il caso sanità, la lettera di Spirli al premier Draghi. Il presidente facente funzione della regione Calabria chiede l'azzeramento del debito da parte dello Stato. La pandemia ha mostrato tutte le debolezze del sistema, da soli non ce la facciamo. Vedete qui Nino Spirli, presidente facente funzione della giunta regionale, ha scritto al premier. Rifiuti, nessuna discarica prevista, firmo così De Caprio e l'assessore Gianluca Gallo. Ammettono l'esistenza i due assessori regionali di uno studio su una cava dismessa. Nomine, lo strano bando di Fincalabra per il direttore generale Molinaro porta il caso in commissione vigilanza. Avviso interno rivolto ai dirigenti, ma ce n'è solo uno. E poi cultura, bando grandi eventi, c'è la graduatoria. Si tratta di un investimento di 2 milioni, 10 giorni per i ricordi.
ricorsi. Ancora con il quotidiano andiamo ad occuparci di pagina 9. A Cutro, dopo 20 anni, esercito in fuga. Il commissario ottiene impegni per altri obiettivi, ipotesi scuola di polizia. La difesa vuole svincolarsi dall'intesa per la caserma costata 20 milioni e mai finita. Vedete la cittadella militare mai entrata in funzione a Cutro, nel Crotonese. Per quanto riguarda altre notizie, la pagina di Reggio, come al solito, prima dei temi attesissimi del territorio. Castello Aragonese in blu, più risorse al sostegno delle fragilità. Nella giornata mondiale di consapevolezza dell'autismo, il sindaco: in quest'anno, dice il primo cittadino di Reggio, sono raddoppiate le richieste di aiuto da parte delle famiglie. Vedete il Castello Aragonese, una bellissima immagine molto suggestiva, tinto di blu in occasione della giornata mondiale della consapevolezza autistica. E poi la bordata polemica, solo parole, ecco com'è ridotto il centro per i disabili di Archi, l'amara realtà nelle analisi della GEDI. Ecco, qui vedete una foto di gruppo per i membri della GEDI e ancora il centro per disabili di Archi a Reggio Calabria. Voltiamo pagina, altre notizie, lo dicevamo in apertura, nessuna lezione da De Magistris. L'assessore all'ambiente Brunetti risponde allo sdegno del sindaco della città di Napoli. E ancora, per quanto riguarda la riqualificazione di Piazza De Nava a Reggio Calabria, si rispetti la storia di Reggio. Temi adesso che riguardano il territorio. Iniziamo subito con quelle che sono le notizie che arrivano dalla provincia, da Villa San Giovanni, bottiglie Molotov al molo sottoflutto. Nel mirino le barche di due regini interessati al bando. Invece a Villa San Giovanni ancora, i primi 60 vaccini a domicilio in attesa del drive in campo direttamente. Il sindaco facente funzione, vedete, parte la vaccina a domicilio a Villa San Giovanni. A Melito Portosalvo rifiuti, i commissari lanciano la raccolta porta a porta in tutto il territorio. Condofuri, occupazione di suolo pubblico e affissioni pubblicitarie, Sviprore comune, lotta all'evasione. Per quanto riguarda i temi della Locride e l'alba di un nuovo giorno, lettera del vescovo alla comunità diocesana per la Quaresima e la Santa Pasqua, spiragli di luce in questo difficile momento segnato dall'emergenza sanitaria. Vedete il vescovo della diocesi di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva, in questa foto. Abruzzano Zeffirio, il presepe pasquale al posto della Via Crucis. Vedete l'idea di Lombardo, una scena del presepe pasquale realizzato a Abruzzano Zeffirio. Caulogna, dallo Nanduiattone al Bergamo e Liquirella, i sapori antichi si fanno arte pasticcera in quel di Caulonia. Noi andiamo avanti perché ci occupiamo adesso ancora di temi che riguardano il comprensorio. Prenotazioni, ordine d'arrivo. Siderno, il comitato Difendiamo l'Ospedale torna a denunciare il caos vaccini. Attese di ore e assembramenti all'ex ospedale, dubbi intanto su Bianco e Antonimina. Qui vedete intanto l'ex ospedale di Siderno, il comitato Difendiamo l'Ospedale torna sulla funzionalità della sanità nella Locride con un pesante documento denuncia la disfunzione e il caos vaccini anti-Covid-19. E poi Locri, Palazzo Nieddu del Rio in blu contro l'autismo. Vedete Palazzo Nieddu del Rio in blu nella giornata di ieri. Locri ancora, 50 persone vaccinate a domicilio, plauso dell'amministrazione alla Croce Rossa. L'amministrazione di Locri con il sindaco della città Giovanni Calabrese, insieme qui con i volontari della Croce Rossa, per questa vaccinazione a domicilio, oltre 50 le persone dunque vaccinate a domicilio nella città di Locri, ma anche in altri comuni del comprensorio. Andiamo avanti, un'altra pagina per la Locride, a Bianco, divergenze contabili, opposizione all'attacco dopo la seduta del Consiglio Comunale. Voltiamo pagina, bugie sullo stato di salute dei conti comunale, qui vedete appare il municipio di Bianco. Invece a Locri, cartelle pazze, Sainato, l'ex vice sindaco insiste. Poi Recover Fund, ZES di Gioia Tauro e ponte sullo stretto, cambiamo, fissa le priorità per la Calabria. Per quanto riguarda la riflessione, Africo, squarcio alla democrazia, l'intervento è di Pierpaolo Zavettieri, che è il sindaco di Rogudi, per decreto il primo commissariamento straordinario di 36 mesi. E qui vedete il municipio di
di Africo e l'intervento del sindaco Rogudi, che commenta tutto quello che è accaduto dopo il proseguimento del commissariamento nella città di Africo. E noi proseguiamo con la Piana. Gioia Tauro, 90 denunciati per i rifiuti, operazione Madre Natura dei carabinieri della locale compagnia. Nel sottotitolo: sequestrate 26 tra auto e mezzi utilizzati per gettare l'immondizia per strada. Vedete qui, sversamento illecito di rifiuti. E poi la reazione, quella che arriva direttamente dal comune: il comune sarà parte civile. Caporalato invece, servizi interforze, 10 lavoratori in nero. E poi Palmi, nuove telecamere installate alla Tonnara per pizzicare i furbetti della spazzatura. Contro il fenomeno scende in campo la videosorveglianza. Vedete le nuove telecamere di videosorveglianza in questa foto. A Palmi, rapina al pronto soccorso di Polistena, assolto. Ci occupiamo di giudiziaria. Anziana aggredita e derubata di una fede. L'accusa aveva chiesto 9 anni di reclusione. Nella sala erano entrate altre persone e non solo l'imputato. Ancora in questa prima parte ci occupiamo ancora di Piana, siamo nella parte finale, tra poco lo sport e poi Gazzetta. Giffone, stabilizzati 7 lavoratori ex LSU e le più. Un grande traguardo per un piccolo comune, la soddisfazione del sindaco albanese, il primo cittadino, caparbia e impegno per superare la precarietà ultra trentennale, dice il sindaco di Giffone. E qui vedete una foto del municipio. Polistena, il Partito Comunista Italiano dà vita al comitato di monitoraggio e supporto alla campagna vaccinale, tutela del diritto alla salute. E ancora Gioia Tauro, riduzione di ore ai dipendenti, Guerrisi minaccia le dimissioni, protesta il vicepresidente del consiglio. Gioia Tauro, scuola, gli studenti del Pentimalli alle semifinali dei giochi matematici. Invece a Palmi, cambio al vertice della Lega Navale, l'avvocato Giovanni Crilea è il nuovo presidente del gruppo. Continuiamo ancora con i temi che riguardano la Piana, festività di Pasqua, condizionati, lo dicevamo, dalle restrizioni, il Venerdì Santo, quello di ieri, ai tempi del virus. L'assenza dei riti pasquali si fa sentire anche nella Piana, come del resto in tutta la provincia, ma in tutta la Calabria. Sospese anche quest'anno le processioni dei misteri e della Settimana Santa. Lasciamo la Piana, chiudiamo con lo sport. Inter, bisogna stare zitti e pedalare, riprende il campionato. Oggi i nerazzurri affronteranno il Bologna dell'ex Mihajlovic, disponibili i 3 atleti guariti dal Covid. E qui vedete il tecnico dell'Inter, Antonio Conte. La Juve ha gran voglia di rivalsa, Arthur, McKennie e Dybala esclusi, serve rispetto per il difficile momento e per la società. Pirlo carica la squadra, col Toro vogliamo vincere, nei derby bisogna dare l'anima, c'è grande attesa per il derby di Torino tra Juventus e Torino. Il Crotone gioca alle ore 15, rabbia e orgoglio per la squadra di mister Serse Cosmi, gioca con il Napoli sulla carta, naturalmente è una gara proibitiva, a Napoli bisogna giocare la gara perfetta e potrebbe anche non bastare. E poi Pasqua di testa a coda tra Champions e salvezza, giornata cruciale per Genova, Fiorentina, Benevento, Parma e Cagliari. Nella Fiorentina ritorna in panchina invece il tecnico Peppe Iachini dopo le dimissioni di Cesare Prandelli. Adesso il calcio giocato, quello che è accaduto in Serie B. Il Lecce rompe l'equilibrio. Intanto il Brescia batte 4-1 il Pordenone, Chievo e Spalle pareggiano 1-1, Frosinone e Reggiana 0-0. E poi non sono mancate le sorprese: la vittoria soprattutto del Vicenza col Cittadella, il pareggio delle Monza con la Virtus Entella e la vittoria del Pescara a Pisa. E poi la Regina, una Regina che non ti aspetti, un Cosenza che veramente gioca una grande gara e ribalta contro i marchigiani di Lascoli, una gara che si era messa difficile. 2-1, la forza di Legittimo e Matosevic. Occhiuzzi, l'allenatore, testa già alla Cremonese, ma bel passo in avanti in classifica per i Lupi Silani. Invece la Regina, dicevamo, la Regina che non ti aspetti, gioca la gara perfetta, è un colpo da playoff. Prestazione di grande compattezza, chiusi tutti gli spazi agli arancione-neoverdi, gli Amaranto sbancano il
Penso di Venezia con i gol di Dichiara e Shutum. Bella la prova della squadra Amaranto che ha vinto dunque 2-0. Baroni, l'allenatore, è soddisfatto, una grande personalità, dichiara: prima la salvezza, poi penseremo ad altro. Shutum, l'allenatore, è raddoppio, ci stiamo ritrovando, e Pasqua, dedico il gol a Gesù, dice il croato. Bene la Regina dunque, che ha vinto una gara importantissima contro il Venezia, in grande salute. Era la prima testata calabrese che abbiamo analizzato nel corso della nostra diretta di oggi con il quotidiano del Sud. Non ci sono per il momento aggiornamenti sul nostro portale per questa edizione del sabato, l'appuntamento del weekend con la rassegna stampa in diretta dallo studio centrale di Roccella Ioli. Che temi più importanti riportati dai Gazzetta all'interno? Iniziamo con il coronavirus, con le restrizioni, lockdown, Italia in rosso per 3 giorni, controlli serrati da oggi anche sulle spiagge. Il monitoraggio settimanale si proietta sul weekend di Pasqua che inizia dunque oggi. La curva epidemica non concede intanto tregua, situazione sempre difficile per quanto riguarda i contagi e i decessi, terapie intensive in aumento, 481 i decessi in queste ultime ore. Intanto assembramenti, saranno utilizzati anche i droni dalle forze dell'ordine per controllare tutti i territori. Minacce di morte a Roberto Speranza, 4 indagati inviate via mail perquisizioni in 4 province. Gli autori sono tutti italiani di età compresa tra i 35 e i 55 anni. E qui vedete, è finito nel mirino il ministro della salute Roberto Speranza, minacciato anche via mail. Gli Stati Uniti riaprono, Europa indietro, prevale la prudenza. Intanto mascherine trasparenti per studenti, promosso il test per l'omologazione, mentre il governo vara un piano scuola estivo, si potrebbe rimanere a scuola anche nel pieno dell'estate, vedremo quali saranno le misure. Le regioni manifestano timori, sono poche, 8 milioni di dosi. La campagna vaccinale entra nella fase cruciale, le aspettative per aprile. Arrivate a dotazione da 1,3 milioni, vanno superati i ritardi sugli over 80. E intanto parte il reclutamento delle farmacie, gli approfondimenti per quanto riguarda le vaccinazioni su base provinciale, le adesioni entro mercoledì 7 aprile, somministrazione di adrenalina per i casi di allergia. Vedete in campo farmacisti in prima linea nelle somministrazioni del vaccino. Sieri diversi per le 2 inoculazioni, esperti concordi. In Germania la prima con AstraZeneca e la seconda con Pfizer. Nel Regno Unito studio approvato, immunologi italiani possibilisti. Vedete AstraZeneca, il siero anglo-svedese al centro ancora di approfondite accertamenti, soprattutto in Europa. Per quanto riguarda gli altri fatti del giorno, sempre all'interno di Gazzetta del Sud, Draghi al crocevia recovery e aperture. La definizione del piano di resilienza da approvare e inviare a Bruxelles entro fine mese e il rilancio delle attività economiche. E in vista c'è la prima missione all'estero in Libia, leadership italiana puntando sul business. E ancora vedete qui il Premier Mario Draghi, atteso da scadenze impegnative ad aprile. TAV fra Salerno e Reggio, il progetto alle Camere, infrastruttura e investimenti. Il ministro Giovannini, sfida strategica, dice, per lo sviluppo del Sud. E qui vedete infrastrutture e sviluppo, un tratto della linea ferroviaria. Letta stringe con Di Maio e dà l'alt a Calenda. Vedete il nuovo segretario PD, Enrico Letta, da meno di un mese alla guida del Partito Democratico, al lavoro soprattutto sulle alleanze in vista delle prossime sfide elettorali. Il segretario del PD continua a tessere la tela delle alleanze. Centrosinistra, le amministrative d'autunno, primo test importante. E poi l'asse Salvini-Orban agita il centrodestra. Intesa europee e riflessi nazionali. Tensioni dunque e crescenti tra il leader leghista e Fratelli d'Italia. Conte verso la guida dei 5 Stelle, ma è già incubo correnti per l'ex Premier, l'ex Presidente del Consiglio, delinea il perimetro della sua discesa in campo. Il rapporto con Rousseau e Davide Casaleggio, il limite dei 2 mandati. Vedete qui assetti per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, l'ex Premier Conte, Luigi Di Maio in foto. E qui vedete dall'Intesa le frizioni, acque agitate anche nel centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia.
Italia e il leader leghista Matteo Salvini con Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Andiamo avanti per proseguire la nostra rassegna stampa di oggi. Prima passiamo subito da questo tema importante che riguarda redditi e consumi in calo. Vedete, sale la pressione fiscale. Dopo un 2020 difficile, anche il nuovo anno parte con un PIL negativo. Diminuisce infatti il potere d'acquisto delle famiglie. Una ripresa attesa già da questa primavera. La pandemia sta soffocando l'economia. Per quanto riguarda invece le notizie calabresi, tra poco approfondiremo i temi più importanti che riguardano le pagine regionali, ma prima lo sport. Ritorna il campionato di Serie A, lo dicevamo, dopo gli impegni della nazionale di calcio, 3 vittorie per Roberto Mancini e la sua nazionale. Intanto l'Inter sfida il Bologna, la Juve è pronta per il derby. Vediamo subito le sfide di oggi che si giocheranno in questo turno importante. Alle 18 ricordiamo il derby Torino-Juventus e soprattutto questa sera alle 20.45 Bologna-Inter. Nel pomeriggio all'ora di pranzo Milan-Sampdoria, il Milan che vuole rimanere vicino al secondo posto e vicino all'Inter. Roma da De Zerbi, la Lazio non può sbagliare, tante le sfide dicevamo in questo turno. Pasquale e poi il Crotone a casa del Napoli. La regina più bella si specchia in Laguna, sicuramente la più bella prova della regina in questa stagione. Squadra solida anche quando nel primo tempo i veneti hanno colpito 2 volte i legni. Baroni punti che danno serenità. La regina vicinissima a quasi una salvezza matematica. E poi il Cosenza che trema, poi sorpassa l'Ascoli e intanto il Catanzaro, malgrado 12 giocatori positivi al Covid, gioca. Si gioca alle 17.30 contro il Bisceglie. Tante le assenze per la formazione di mister Calabro. Continuiamo perché ci andiamo ad occupare di quelle che sono le notizie più importanti per quanto riguarda le pagine regionali. Vedete le pagine Calabria, regionali, fasi di studio per il PD, parliamo di politica e prossimo voto d'autunno, vertice con Boccia per la coalizione. Nella prossima settimana incontro dell'ex ministro con il coordinamento calabrese Dem. Vedete qui Stefano Graziano, commissario del PD in Calabria, Stefania Covello, e poi qui al voto in autunno, lo dicevamo, gli elettori saranno chiamati al rinnovo degli organi rappresentativi regionali. Ancora da decifrare il ruolo del Movimento 5 Stelle, diviso tra Irto e De Magistris. La fuga di dirigenti da Italia Viva complica le scelte dei renziani. L'ex deputata Covello, il centro-sinistra dice è la nostra casa, ma non miriamo a 9 postazioni. Invece per quanto riguarda l'Abramo, vedete, customer car, si va verso la cessione alla System House. L'accordo con i Regini sarà proposto al Tribunale di Roma. Voltiamo pagina, ancora temi regionali, prima delle notizie attesissime che riguardano Tirrenica e Ionica, vaccinazione, parte lo sprint da Pasqua, più dosi e centri. Ai tre già programmati si aggiungono anche Vibo Valentia e Mesoraca. Al via la richiesta di disponibilità alle farmacie. Per l'area metropolitana di Reggio Calabria il servizio sarà potenziato con un hub al GOM e uno alla Polizia di Stato. Vedete, lavoro in corso, l'allestimento del nuovo polo vaccinale all'interno dell'ospedale di Reggio Calabria. Altra pagella insufficiente, Calabria ad alto rischio. Il monitoraggio 22-28 marzo rileva uno scenario peggiorato. Allerte sui casi, focolai e resilienza ospedaliera. Ospedali sotto stress. In queste ultime ore cresce la pressione nelle aree mediche degli ospedali calabresi per i troppi contagi. 129 sono i casi rilevati per 100.000 abitanti. E intanto a Cosenza altre 12 vittime in appena 24 ore. 8 sono del Cosentino, registrati intanto 465 nuovi casi. Da oggi a lunedì in 5 comuni del Crotonese 3 giorni di zona rossa rafforzata. Vedete, Ciro Marina è uno dei 5 comuni del Crotonese con provvedimenti rafforzati. Reggio Calabria, aiuti per piccole aziende e professionisti, sbloccate le risorse del Riparti Calabria Bis. Oltre 4.000 le domande ammesse ai benefici
15, 628 quelle respinte. E qui in questo fotino l'assessore Orso Marso, un ristoro a chi è rimasto fuori nelle precedenti fasi, dice l'assessore Orso Marso. Continuiamo, pagina numero 23. L'inchiesta di Salerno e la difesa dell'ex PM solo davanti ai giudici. Riserva assoluto sull'interrogatorio. L'ex procuratore aggiunto Luberto, indagato insieme all'onorevole Ferdinando Aiello. Ecco, vedete l'ex PM Luberto e qui l'onorevole Ferdinando Aiello in foto. Le ipotesi di reato contestate sono corruzione, falso, omissione e rivelazione del segreto d'ufficio. Truffe e testamenti falsi al nord, l'epicentro invece è Villa San Giovanni. La Procura di Milano ha chiuso un'inchiesta lampo. Villesi in 6 indagati, tra i quali l'avvocato Giuseppe Marra, l'ex consigliere comunale Mario Boeti e il figlio Demetrio. Il commercialista arrestato a Roma è consulente del Tribunale. La Lamezia Terme di Ippolito del Movimento 5 Stelle chiede un'ispezione al Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme. Il professionista è indagato per tentata estorsione aggravata dalla modalità mafiosa. Andiamo avanti, siamo nella parte finale di questa rassegna stampa del sabato, da non perdere l'edizione di Pasqua di domani con il nostro editore Giuseppe Mazzaferro e i commenti sui quotidiani calabresi. Bova Marina, gli Autellitano protagonisti, vedete, prosegue il brillante cammino della famiglia regina nel reality di Cucina di Sky. Grande simpatia unita all'abilità e fornelli, Antonio, Cettina, Pietro e Giovanna hanno conquistato la semifinale della sfida tra regioni. Qui vedete le foto. E ancora, gemellaggio culturale per lo Zaleuco di Locri con il liceo Cairoli di Varese, l'iniziativa nel contesto del Parlamento Mondiale dei Giovani. Qui Zaleuco di Locri, le due scuole sono impegnate nel progetto Giovani Pensatori. Il pittore Regino Allegra, ospite del Festival di Urbino, presenterà un'opera ispirata a Raffaello. Vedete Alessandro Allegra selezionato per quanto riguarda il Festival di Acquarello. ASD Reggio Ritmica, piccole ginnaste crescono con palla e nastro. A Catanzaro la prova del campionato Silver che ha rappresentato un'opportunità di confronto agonistico a livello regionale. Velocemente agli altri fatti della giornata, i nodi dell'istruzione fra pandemia e storiche carenze. Vedete l'Italia scuola è divisa in due, ultimo treno per la Calabria dalle prove in Valsi, l'ennesimo spaccato preoccupante, c'è un sistema da rifondare. E noi ritorniamo a quelli che sono i fatti più importanti della giornata nella pagina di Reggio. Rifiuti, c'è il sostituto di AVR, spuntano società interessate. Vedete intanto pulizia in corso da quando è stata sbloccata la trasferenza. Molti quartieri della città sono stati tutto sommato bonificati, anche se l'emergenza a Reggio Calabria prosegue. De Magistris si pensi più ai suoi insuccessi che a sparare a zero. Replica al vetriolo di Brunetti, al sindaco di Napoli. L'assessore all'ambiente è buffo ricevere critiche da chi non dovrebbe parlare. Dunque botta e risposta tra De Magistris e l'assessore. Andiamo avanti, vaccini, il GOM lavora al centro unico. La nuova struttura dovrebbe essere pronta la prossima settimana, obiettivo 1800 dosi al giorno e resterà in dotazione anche dopo il Covid. Fantozzi, il grande traguardo è mettere in protezione dal virus la popolazione regina. Vedete qui lavori in corso, il nuovo centro vaccinale in allestimento di fronte al reparto di anatomia patologica, l'ospedale Gomme di Reggio Calabria. Un'industria è pronta a dare il suo contributo, le imprese schierano medici e locali, l'immunizzazione di massa è la sfida più importante che il paese sta affrontando. Proseguiamo, la croce portata in processione dall'arcivescovo, il presule Giuseppe Fiorini Moresini scortato dai motociclisti delle volanti. Vedete la processione, Monsignor Fiorini Moresini trasporta la croce della chiesa del San Salvatore al Gomme di Reggio Calabria. Il caso al Consiglio regionale, BS, piena solidarietà ai giornalisti licenziati. E poi ancora, SOS degli ambulanti, riaprire subito i mercati. L'associazione di categoria Asnali
ricevuta in prefettura. Condizioni insostenibili, mentre rimane inspiegabile la disparità di trattamento. Lasciamo le pagine di Reggio, apriamo un'altra importante, che è quella che riguarda la Tirrenica, la parte finale tutta dedicata al comprensorio con la Ionica. Consegnati i lavori del lungomare e della variante a Villa San Giovanni, appalto da 6 milioni di euro con tempi contrattuali di 300 giorni per l'ultimazione dei lavori. Previste dunque la riqualificazione di tante strade, poi vaccinazione a domicilio per i primi 30 allettati. A Villa altrettanti saranno sottoposti alle dosi oggi. Richichi, il sindaco facente funzioni della città di Villa, fiduciosa sul centro di via Belluccio. Vedete gli operatori sanitari impegnati nella realizzazione del piano vaccinale a domicilio. Alcune notizie in brevi. La prima arriva dalla piana Polistena. Il Partito Comunista Italiano apre uno sportello per prenotare i vaccini. Ad Oppido Mamertina il contagio non si ferma, i positivi sono 104, in aumento in queste ultime ore. Lauriana di Borrello, Covid-19, 3 nuovi casi effettuati intanto nella giornata di ieri, 70 tamponi, i risultati oggi. Bagnara Calabra, possibile varare 12 barche ma che scaricheranno a Cannitello. Il porto resta sequestrato, ferme dunque le altre che necessitavano di lavori. Per quanto riguarda Tauria Nova, polemiche sui vaccini, cambiato infatti il direttore. A Palmi non strappò la fede dal dito di un anziano in ospedale, assolto il laureanese Rocco Zungri ai domiciliari da un anno e mezzo, questo per la giudiziaria. Il fatto è accaduto al pronto soccorso di Polistena. Vedete qui l'avvocato Giuseppe Alvaro ha dimostrato che altre persone erano entrate nella saletta. A Cinque Frondi interrogazione di Iconia sulle strade provinciali. Il sindaco di Cinque Frondi chiede i lavori delle strade provinciali, diversi tratti sono dissestati, dice il primo cittadino di Cinque Frondi, e male illuminati, a rischio la vita degli automobilisti. E qui vedete una sede stradale, la strada provinciale 4, molti tratti sono stati oggetto soprattutto di frane per via del maltempo. Rino Tripodi in segreteria provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani e il presidente della sezione di Polistena. Vedete qui Rino Tripodi, presidente della sezione Ampi di Polistena. Sempre a Polistena, danneggia un cestino a processo il 14 luglio prossimo. E noi andiamo avanti, ci occupiamo ancora di Tirrenica, la pagina conclusiva prima della Ionica. Sono 90 le persone denunciate per abbandono illecito di rifiuti. Chiusa l'operazione Madre Natura, che un anno fa ha portato a 5 arresti. Alcuni incaricavano dello smaltimento un gruppo di Rom. E poi Piana di Gioia Tauro, blitz anticaporalato, sospesa un'attività ed emesse 15 sanzioni. Sono stati individuati 10 lavoratori in nero, controllate anche 8 aziende. Qui vedete un punto di raccolta dei braccianti che lavoravano in nero. Repucci, guardare con fiducia al futuro. Rosarno, il commissario prefettizio, ha scritto una lettera aperta ai cittadini di Rosarno. Comunità provata dalla pandemia. E ancora, stabilizzati dal comune 7 lavoratori LSU LPU, qui Totò Albanese, sindaco di Giffone. La conclusione di una storia di precariato ultra trentennale. Ieri la firma dei contratti a tempo indeterminato. Albanese ringrazia Emilio. Gioia Tauro, i poliziotti sventano l'ennesimo suicidio. Un uomo di 47 anni individuato al porto di Gioia Tauro mentre si preparava a lanciarsi in mare da una scogliera. Tragedia, dunque, che si stava per consumare al porto di Gioia Tauro, evitata. E ancora raccolta differenziata, siamo già alle notizie della Ionica. Nuovo gestore, cambiano le regole a Melito. Più controlli, maggiori rischi di incorrere in sanzioni, ma anche grandi risparmi per i virtuosi. Tutte le buste dovranno essere trasparenti per consentire il controllo della tipologia. E ancora, unica certezza, l'angoscia per il futuro, l'autismo raccontato da una madre. Bianco, nella giornata mondiale, l'assessora parla dei bisogni reali di suo figlio. Grazie a Scundi, accusa, le istituzioni si coprono occhi e orecchie. Le richieste specifiche, finora del tutto inevase, al distretto sanitario di Siderno e all'ambito territoriale di Locrete. Grazie a Scundi, assessore comunale alle politiche sociali di Bianco.
Varato un triennale da 11 milioni di euro a Montebello dalla Giunta Comunale, 32 interventi sul territorio realizzati o da realizzare entro il 2023. Vedete saline, per gli impianti sportivi serviranno 650.000 euro. Altri contenuti nelle pagine della Ionica, qui appare il sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano. Trend di contagi in calo, buone notizie da Bovalino, adesso la città può respirare. L'annuncio del primo cittadino, 12 positivi in più e 26 guariti, in totale attuale. Il totale attuale è 40. Maesano avverte, premiati gli sforzi di tutti, ma bisogna ancora tenere la guardia alta perché il virus è sempre in agguato. Occupiamoci della parte finale, delle notizie più importanti di oggi, sempre con la Ionica. Locri, coraggio e fiducia in Dio nella Pasqua di pandemia. Il messaggio del Vescovo alla comunità diocesana. Monsignor Oliva, la festa è ovunque, regni la pace. Possiamo risorgere anche noi a vita nuova, liberati dal peccato e da ogni forma di male. Hai prenotato il vaccino? L'orario non conta nulla. Siderno, all'ex ospedale, un foglietto volante premia i più mattinieri. Chi arriva puntuale si mette in coda e aspetta. La denuncia arriva dal comitato Difendiamo l'ospedale di Locri, è un sistema che crea pericolosi assembramenti. E qui vedete la Passione di Cristo, celebrata ieri dal Vescovo di Locri nella cappella dell'ospedale di Locri, con la presenza anche dei sanitari. Lunedì si va in gita con gli scacchi. Roccella, un'idea da lockdown per bambini e famiglie. Un'escursione fuori porta, naturalmente virtuale, patrocinata dal comune. Si potrà partecipare attraverso il canale YouTube dell'associazione La Scacchiera di Onnon. La svelata solo nel cuore dei fedeli. Siderno, anche quest'anno non si svolgerà il rito più amato. Salterà anche il tradizionale bagno di folla di Pasquetta con la festa della Sguta a Siderno. Qui vedete la svelata, l'appassionante processione, questo rito sul corso della Repubblica, che anche quest'anno per pandemia salterà, e non solo a Siderno ma in altri centri del provincia. Il sindaco di Marina di Gioiosa Ionica Femia prova a chiudere tutto, giunta spaccata e parziale dietro front. Marina di Gioiosa, ordinanza su alimentari e ristoranti, esercenti rivolta e caso politico. Misserianni è un uomo solo al comando, dovrebbero dimettersi, dice il consigliere di opposizione. Qui nel mirino è finito il sindaco della città Femia con la sua maggioranza, vedete qui in questa foto, in questo articolo ampio di Cristian Pugliese. La tettoia sotto tiro del Monte Consolino. Ugo Franco da Stilo si lavora, ma solo sulla struttura. La Metro City dovrebbe mettere in sicurezza la parete ponte di Bivongi, dove tutto ancora tace. Avete costone a rischio, la provinciale sotto il Monte Consolino. Foto riportata in questo servizio, nostro amico e collega Ugo Franco. Emergenza rifiuti. Il livello di guardia è vicino a Siderno, i greti del torrente Novita e Garino traboccano di immondizia che qualcuno brucia. Anche in città la situazione è diventata insostenibile. Tino, e nessuno fa niente. Vedete torrente di scarica, rifiuti in attesa che un incivile appicchi il fuoco. A Grotteria, fototrappole al lavoro, multeremo chi sporca, garantisce il sindaco. Il comune è riuscito ad effettuare una sessione di pulizie straordinarie. Vedete il sottopasso, la situazione prima dell'intervento di Locride Ambiente. Una perizia sulla morte di Giuseppe Laganà, placanica ordinata dalla procura di Locri in merito all'incidente sul lavoro al castello. L'operaio reggino fu colpito da una trave che si staccò da una carrucola a 14 metri, e qui vedete il luogo della tragedia. L'operaio reggino è rimasto ucciso l'11 marzo scorso. Dovrebbe essere questa l'ultima notizia per quanto riguarda Gazzetta del Sud. Infatti non ci sono altre news. Temperature in aumento nelle prossime ore, sarà una Pasqua all'insegna del bel tempo e anche Pasquetta, dicono le previsioni. Ci fermiamo qui con gli auguri da parte mia ad una serena e felice Pasqua a tutti voi che anche oggi ci avete seguito sul canale 85, a tutte le vostre famiglie, perché sia una Pasqua serena anche se in lockdown. Domani tornerà la rassegna stampa della domenica con i commenti sui quotidiani calabresi, in studio il nostro editore Giuseppe Mazzaferro. Ci ritroveremo martedì per aprire una nuova settimana di informazione, lunedì l'edizione anche di Pasquetta. Grazie a tutti voi per averci seguito, una serena e felice giornata, arrivederci.
Presso il canile Dog Toffee si effettuano servizi di cremazioni per animali d'affezione, con ritiro presso le vostre abitazioni o cliniche veterinarie di tutto il territorio regionale, il tutto con mezzi autorizzati ASP e personale qualificato. Il servizio di cremazione singola permette di ricevere una cremazione esclusiva del vostro animale, si intende ritiro più cremazione con recupero ceneri in 24 ore e possibilità di assistere alle operazioni di cremazione del vostro amico quattro zampe. Richiesta dell'urna, a vostra scelta. Dog Toffee, Contrada Calamandre, Caulonia. Ama chi ti ha amato veramente. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina abbigliamento, via Tenente Carella Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Nuovo punto vendita frutta e verdura Piscioneri, via Cappelleri 126, Palazzo Frangipane, Rocella Ionica. Direttamente dai nostri campi, sulla tua tavola con la verdura fresca di giornata. Grande assortimento di frutta di ogni tipo. Espletiamo servizio di consegna a domicilio per bar e ristoranti. Inoltre ci trovi in tutti i mercati cittadini. Frutta e verdura Piscioneri, via Cappelleri 126, Palazzo Frangipane a Rocella Ionica. L'amore per la terra.